si tratta del primo ospedale post pandemia e questo ci impone una revisione completa di quelli che sono i concetti fondanti. Fate solo il conto che sarà un ospedale in cui vogliamo tutte camere singole, tutte con pressione positiva negativa, quindi saranno 500 camere singole. Questo per dire come gli standard stessi di accreditamento, gli standard del funzionamento, l'idea del funzionamento cambia radicalmente. L'infettivologo ad esempio non avrà più 20 posti letto, avrà 500 posti letto e lui sarà l'infettivologo di tutto l'ospedale, così come il cardiologo, il pneumologo. Quindi è una visione completamente diversa della sanità, è una visione in cui dobbiamo anche ipotizzare il 5G, in cui tutti i pazienti saranno connessi e noi ideiamo e ipotizziamo il fatto che un paziente ricoverato al 7A non sia diverso dal paziente ricoverato in via Roma 12. Perché in realtà la connessione ci consentirà proprio questo. Quindi un ospedale diffuso, un ospedale che ridisegna gli standard di accreditamento e sarà secondo noi un esempio proprio per andare avanti in un'ottica di una sanità nuova e completamente diversa.